La strada della lotta alla corruzione passa anche attraverso sinergie istituzionali che devono coinvolgere tutti gli attori della pubblica amministrazione. Una dimostrazione dei risultati raggiunti da questo lavoro comune è il protocollo d'intesa per l'adozione da parte del Comune di Napoli di un piano organizzativo in funzione di prevenzione della corruzione. È stato firmato stamattina al Ministero per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione dal sindaco di Napoli Luigi De Magistris, dai ministri Patroni Griffi e Cancellieri, dal governatore della regione Caldoro e dal presidente dell'ANCI Graziano Del Rio. Personalmente fa piacere che si cominci da Napoli, naturalmente. Questa sperimentazione, una volta avviata al Comune di Napoli, potrà essere esportata come buona pratica anche ad altri comuni, credo che sia giusto così. Siamo contenti perché questo atto con il governo, per quanto riguarda il Comune di Napoli, si inserisce in un percorso già avviato. Noi abbiamo adottato già molte misure, dall'ufficio anticorruzione alle buone prassi amministrative, alle delibere, ad esempio, che negli appalti danno punteggi aggiuntivi alle imprese che hanno concretamente denunciato il pizzo, al centro unico degli acquisti e tante altre misure importanti. Quindi siamo contenti perché le istituzioni si mettono insieme per mettere in campo moduli organizzativi che possano soprattutto prevenire la corruzione, che è la parte finale di una patologia che comincia col malcostume, che talvolta si annida negli uffici della pubblica amministrazione. Alcuni dei principali impegni assunti saranno la rotazione degli incarichi in uffici ad elevato rischio di corruzione, elevati meccanismi di controllo sulle decisioni a rischio, monitoraggio dei soggetti che stipulano contratti con il comune, controllo sull'osservanza delle prescrizioni, elevati livelli di trasparenza ed azioni di ampia comunicazione dei risultati conseguiti. Il fatto che sia stata scelta proprio Napoli per avviare questo rapporto di collaborazione contro la corruzione significa che se da un lato la città in passato è stata spesso oggetto di una difficile gestione del problema, oggi ci sono atti che vanno nella direzione di una decisa posizione di contrasto di tutte le forme che assume il cancro della corruzione. Ed il prossimo riguarda direttamente la riforma della macchina amministrativa. Entro il 30 giugno noi faremo la riforma della macchina organizzativa dove ci saranno molte novità e una delle novità ovviamente è la struttura predisposta ad hoc per la prevenzione della corruzione che va a rafforzare e implementare l'ufficio già presente. Questo si inserisce anche nella task force, ad esempio, che abbiamo già realizzato da alcuni mesi per la lotta all'evasione, così come una serie di punti nevralgici proprio per dare una risposta che c'è un pubblico che funziona.